Buonasera a tutti e a tutti, io sono Claudia, altrimenti conosciuta come Da Kaira. Questo è il video di presentazione del mio nuovo canale Twitch, appunto Da Kaira, che sto girando in realtà postumo rispetto alla nascita del canale, perché il buon Twitch, anzi il sito viola come dovrei chiamarlo dal momento che questo video finirà sul sito rosso, ha questo brutto vizio di rimuovere i video dei non affiliati, come sono io in questo momento, dopo 14 giorni dalla loro pubblicazione. Quindi è andato perso ovviamente il primo video in cui presentavo un po' chi sono, presentavo un po' questo canale e che cosa voglio farne. Ho deciso quindi di riregistrarlo per poterlo poi caricare qui su YouTube, dove probabilmente mi state guardando in questo momento. Giusto per far capire dove siete finiti o finite e che cosa aspettarvi. E niente, io sono una giocatrice a tutto tondo in realtà, gioco da tavolo di ruolo e ai videogiochi da tempo immemore. Sono stata introdotta ai videogiochi e a Advanced Dungeons and Dragons da mio padre Giancarlo quando ero bimba. È stato il mio primo Dungeon Master e da allora non ho più smesso, anzi nel tempo ho coltivato sempre più questi interessi e sono arrivata in età adulta a fonderli con un altro mio grande interesse, con un altro tema che mi sta molto a cuore, che è l'attivismo LGBT e femminista. Io infatti sono una persona queer e fieramente femminista e cerco sempre il modo di fondere tutte le mie passioni e lo faccio anche col gioco. Sono infatti convinta che ci siano figure autoriali, anche in Italia, ma non solo, che fanno delle cose estremamente interessanti con il gioco proprio per trattare tematiche di importanza sociale. Giochi che rappresentano e quindi danno voce a tutta una serie di soggettività in altri contesti invisibilizzate e silenziate, e sono anche convinta delle potenzialità intrinseche del gioco in tutte le sue forme per smuovere le persone, per suscitare delle riflessioni nelle persone e nella collettività. Quindi quello che posso cercare di fare nel mio piccolo, lo faccio da qualche anno, è far conoscere i progetti a cui mi appassiono e che supporto di più. E ho cominciato a farlo con il coordinamento LGBT di Treviso qualche anno fa, non ricordo quando esattamente, fondando con loro un laboratorio ludico qua nel Veneto dove abito, dal nome Queer Box, spudoratamente ispirato tra l'altro alla Gilda del Cassero di Bologna, che si occupa appunto proprio di organizzare eventi, prima del Covid, di persona, adesso ovviamente prevalentemente online, di gioco vero e proprio o di presentazione di giochi, fumetti anche, perché no, libri, che portino al centro della discussione il gioco per il cambiamento sociale. O giochi che non nascono con questo obiettivo, ma che in qualche modo possono essere utili comunque allo scopo. Quello che vorrei fare quindi con il blog che ho aperto da pochissimo, l'intrecciatrice di rame su WordPress e con questo canale da Kaira, qui sul sito Viola, è proprio dare spazio ai progetti che supporto o magari a cui partecipo personalmente. Quindi in realtà al momento in cui sto girando questo video ho già fatto alcune dirette con degli ospiti e delle ospiti che stimo tantissimo e troverete le registrazioni di quelle dirette qua invece sul sito rosso. Abbiamo per esempio avuto Flavia Luglioli, una mia carissima amica artista e grandissima geek, con cui abbiamo parlato di femminismo, di fumetto e anche di Star Wars, e ne parleremo ancora sicuramente. Ho avuto ospite il game designer Stefano Burchi, autore tra le altre cose di Stonewall 1969 e One Night Stand. Ho avuto ospite giusto ieri sera un altro game designer, Francesco Ruger Fred Sedda, autore tra le altre cose di Avant La Fanme e di Creatorsphere. E ho avuto ospite anche Andrea Bergamelli, per esempio. Quello è stato un po' un esperimento che ho voluto fare col canale. Andrea è una persona che ho conosciuto solamente online, su Facebook, nelle varie discussioni
e anzi nelle varie flame war, oserei dire, che periodicamente si scatenano sui vari gruppi dedicati al gioco di ruolo, c'eravamo un po' becchettati, Andrea ed io, in una di queste discussioni e ho voluto provare a spostare il dibattito dalla pagina scritta, da Facebook e dalle sue dinamiche purtroppo a volte un po' rischiose, diciamo, un po' a rischio flame, in un confronto faccia a faccia, quindi in videoconferenza, appunto sul canale Viola, sul sito Viola, sul mio canale, dove il tono è stato completamente diverso e nonostante Andrea ed io avessimo due punti di vista opposti sul tema che avevamo trattato quella sera, che era la messa in scena di violenza e sessualità all'interno delle one shot di gioco di ruolo, il dibattito è stato comunque molto costruttivo e interessante, almeno per me, e quindi è un esperimento che mi piacerebbe sicuramente ripetere anche con figure diverse con cui mi è capitato in passato magari di discutere online o con cui mi capiterà di discutere in futuro. Penso infatti che il confronto diretto faccia a faccia, aiuti molto ad alzare di base, proprio a prescindere dall'argomento, il tono, la qualità, diciamo, della conversazione. Quindi queste sono le cose che vorrei fare con questa serie di dirette e successivamente di video che caricherò poi anche qua sul sito rosso e spero che voi che mi seguirete in diretta o in differita troverete questi contenuti interessanti. Per me sono argomenti di cui parlerei veramente per ore, è anche il motivo per cui ho voluto aprire questo canale oltre al blog, il tempo magari per leggere lunghi post come quelli che sono solita scrivere, le persone non sempre ce l'hanno, ma magari ascoltarsi una registrazione di un'oretta, un'oretta e mezzo, quando si ha un po' di tempo libero, può essere più facile, magari anche più coinvolgente. Ovviamente parlare da sola è una cosa che non mi piace, infatti in questo momento sto facendo un po' di fatica, ma spero sempre che sì, ci sarà l'occasione di avere persone interessanti qui come ospiti del mio canale e anzi posso già anticiparvi che prossimamente farò delle giocate one shot sia di giochi di ruolo che di videogiochi e avrò anche ospiti, persone in rappresentanza di progetti stupendi che utilizzano il gioco o altri mezzi a cui sono appassionata, per esempio il fumetto, per portare avanti un certo tipo di discussione su determinati argomenti o un certo tipo di attivismo. Quindi vi invito caldamente a seguirmi sul sito Viola, mi trovate come Dakaaira, qui sul sito rosso e su WordPress sul mio blog. Mi trovate naturalmente anche su Instagram e Facebook, sempre cercando Dakaaira. Quindi non mi resta che ringraziarvi per avermi ascoltata in questo specifico video e vi invito ad andare a recuperare gli altri che man mano caricherò. Qualunque feedback, suggerimento, se avete voglia di fare una chiacchierata live con me, se siete autori, autrici o semplici giocatori e giocatrici, sono più che contenta di trattare qua sul mio canale tutta una serie di argomenti. Io sono appassionatissima della messa in scena nel gioco della sessualità e dell'affettività, quindi delle relazioni e delle rappresentazioni di soggettività LGBT+, quindi se siete interessate e interessati come me a questi temi, spero che avremo un proficuo scambio reciproco in diretta o magari in chat se avete voglia di commentare le live. Quindi vi aspetto, grazie mille per il vostro interesse e a presto, buona visione. Ciao!